dentro e fuori di Metafora una serata elettrizzante. Il Valtidone Festival, giunto agli ultimi fuochi della sua tradizionale coda settembrina, è ripartito venerdì sera 10 settembre facendo tappa in un luogo della vallata speciale e molto diverso dal solito. Uno scenario industriale inedito ha incorniciato lo strepitoso concerto jazz dell'attuale trio internazionale del grande pianista di sangue romano Antonio Faraò. Un ritorno piacentino come sempre mirabolante, carico di musica e performance ai massimi livelli, stavolta ai piedi della centrale Enel Edoardo Amaldi di Castel San Giovanni, per tutti la casella, da 10 lustri. La festa aziendale per i 50 anni dell'impianto si è felicemente mescolata al clima tipico delle serate del festival, diretto da Livio Bollani e realizzato dalla Fondazione Valtidone Musica, con un pubblico di appassionati numeroso, attento e prodigo di applausi meritatissimi. Scortato con interplay mozzafiato da due guizzanti e creativi fuori classe, come il batterista tedesco Guido Mai e il contrabbassista americano Amin Salem, il più internazionale dei pianisti jazz italiani ha snocciolato un'ora e mezza di jazz moderno e contemporaneo d'autore ai più alti livelli. Tecnica stellare, gusto per le visioni impressionistiche, un'infinita tavolozza di virtuosismi, sempre finalizzati alla costruzione melodica, cavando dalla tastiera zebrata effetti, tensioni, pulsazioni, colori e pulsioni di profonda bellezza e ricchezza armonica, ritmica e improvvisativa. 8 brani, un bis, poi il taglio della torta per la casella e un brindisi conviviale al buffet aperto a tutto il pubblico.